Lele Mora presenta il trofeo della regina nella pizza, quarta edizione. Questa sera c'erano tutti, dai più grandi ai più piccoli, dai più piccoli ai più grandi. Io soprattutto ho sempre un occhio vigile sul futuro, perché il futuro è importante, il passato è stato importante. Credere nel futuro, sempre, tutta la vita, è qualcosa che quasi tutti si debbono ritrovare in queste piccole parole che durano 3 minuti. Che cosa c'è nella canzone? Una piccola storia, una piccola telenovela che dura 3 minuti, uno stato d'animo. Cantare in gruppo è un ritrovarsi, un divertirsi e accontentare magari tanta gente che ci ascolta. Tutti felici e contenti. Speciale proprio con la regina della musica, con Nilla Pizzi, vorrei Lele Mora. Eccolo, ciao Lele. Ciao Lele, insomma, buonasera.
Senti, tu hai avuto un legame proprio particolare con la cara Nilla. 40 anni di vicinanza, molto, molto, molto vicino. Devo dire che è stata quasi una maestra per me, perché sono 40 anni che io, già passati, che faccio questo lavoro. Però con lei ho imparato tante cose, ho imparato la precisione agli spettacoli. Provare prima di iniziare un soundcheck meraviglioso. Lei era sempre una donna che arrivava in anticipo. Sai, donne così oggi ce ne sono poche, tutte arrivano all'ultimo minuto, tutte hanno problemi. Invece con lei, poi devo dire che grazie a lei ho girato il mondo, ho incontrato tanti capi di Stato e ho visto tanti italiani, quanti nel mondo ce ne sono che la adoravano. Lei è stata una regina incontrastata. Una regina vera di nome e di fatto. E noi, per facendo appunto questo bellissimo spettacolo, è un modo per comunque farla vivere sempre e per sempre nel tempo e dare appunto una possibilità a questi ragazzi. Vorrei che tu spiegassi bene a tutti loro come funziona questo festival. Questa sera, ieri c'è stata la semifinale, erano in tantissimi, stasera canteranno 21 ragazzi e ci saranno poi il primo, il secondo e il terzo posto. E chi vincerà avrà la possibilità di fare un disco, di fare un video, di partecipare a varie trasmissioni, essere presenti in alcune radio. Tu sai quanto è difficile oggi andare nelle radio. E di essere seguiti dalla mia agenzia, dunque, anche se io la faccio poco, ma la faccio solo per questi ragazzi che vogliono fare questo lavoro. Diciamo che mi sono ritirato un po' per seguire di più questo concorso che ci tengo, perché lei me l'ha chiesto di ricordare il suo nome un giorno che non ci sarà più e che non c'era, e non, e quando non c'era più, è passato anche per lei un periodo, è campata dei begli anni, ma lei pensava di vivere quanto la mamma. Tu devi pensare che sua mamma se n'è andata a 106 anni e quel giorno che è morta la mamma noi avevamo un programma da andare a fare e io ho detto: Nilla, cosa dici, sospendiamo il programma, lo recupereremo? E lei mi ha detto con lutto nel cuore: ma io vado a lavorare. Questa è la vera professionalità di un grande artista. E tu continui con la tua professionalità, perché appunto dedicandoti a questo evento ci sono in giuria, insomma, delle persone importanti che daranno proprio una mano a chi realizzerà questa sera il primo, il secondo e il terzo posto. Allora, quindi invito sul palco il presidente di giuria Marco Rettani, che ha il suo attivo. Da 4 anni già vicino a me, e questa è una cosa molto importante. Ma Marco è oramai uno dei più grandi produttori, autori e a volte anche un po' agente di tanti artisti. È un grande scrittore, nella sua vita come divertimento colleziona opere di grande valore, ha fatto l'avvocato ma non ha mai vinto una causa. Non chiedete di me se dovete fare una causa. Però è un grande amico che segue quello che io gli dico e quello che gli chiedo di fare, perché è una persona molto ma molto preparata. Ci tiene molto a tutto quello che è il mondo della musica, sì, e di questi nuovi talenti. Ci conosciamo da 4 anni, noi ci conosciamo da un sacco di anni, ma è da 4 anni che c'è Nilla Pizzi, è da 4 anni che lei le porta avanti questa cosa, e negli ultimi periodi era ancora più difficile dal coronavirus in avanti, perché riuscire a far andare avanti la musica è veramente faticoso anche oggi, mascherine, protocolli eccetera, ma però qua nel tempio della musica che siamo, insomma, a Sanremo, voi sapete che il Festival di Sanremo non è nato dalla Ristondo, ma non in questa sala, ma nella sala proprio del casino. Nella sala delle feste. Quindi, insomma, anche se è di buon auspicio. E lo slogan di Sanremo di quest'anno, coniato da Ama, è: la musica non si ferma mai. E quindi esatto. Un bocca a questi ragazzi che hanno i loro 3 minuti d'amore, come diceva Nilla Pizzi, e poco interessatevi di chi vi dà giudizio, perché noi contiamo veramente poco e conta invece la vostra arte, che deve andare avanti a prescindere da quello che succede, dai voti che si prendono, che sono assurdi. Non si può giudicare l'arte. Da qualche parte bisogna cominciare, tutti abbiamo cominciato da qualche parte.
Se però, insomma, loro hanno un talento, è ovvio che il talento va coltivato e va scoperto da delle persone. Allora, presentiamo la giuria, ma intanto io inviterei magari i ragazzi a cominciare a prendere posto, perché tra poco iniziamo la gara, così vi accomodate. Grazie, grazie. Io mi accomodo tra i giurati. Sì. Tra i giurati, va bene, intanto li presento i giurati. Presento i giurati. Tu scegli anche tu tra i giurati, va bene. Tra i giurati. Ecco. Allora, presentiamo la giuria. Tammy, buonasera. Aldo Ferruccio Longo, Antonio Gentile, Marco Grande, l'avvocato Alfonso Senatore, Davide Rossini, Aldo Jacopino. Bene, avremo poi dei fantastici ospiti questa sera, ve li svelo dopo, anche se ci sono i cartelloni, veramente grandi momenti di musica. E vorrei salutare e ringraziare gli sponsor, perché gli sponsor, insomma, sono assolutamente indispensabili. Ecco, soprattutto io lo so bene, lavoro anche una TV, ecco, privata come Mediaset. Allora, vorrei ringraziare Elf Sport con l'avvocato senatore Alfonso. Buonasera, grazie. Poi Mr. Eco Green, nella figura del dottor Roberto, il consulente ambientale di famiglia. E Bye Bye Village con il presidente Antonio Gentile, che mi ha fatto vedere questo fantastico villaggio di Sardegna, con piscina, spiaggia, giochi, tutto c'è, insomma. E noi sogniamo già, no? Visto che quest'anno possiamo forse permetterci di farlo. E un caro saluto a Ferruccio Longo e anche al giornalista ed editore dottor Sandro Ravagnani, presidente di VBA Channel, che ci ha ospitato nelle sue reti TV. Allora, giuria, so che ieri avete fatto un grande lavoro, questa sera sono 21 in gara, quindi sono stati scremati da ieri sera. E quindi iniziamo la gara, perché i ragazzi sono qui da oggi pomeriggio, hanno preso possesso ancora di più del palco, quindi avranno tantissima voglia di cominciare di togliersi il pensiero, un po' come gli esami. Fatemi cantare, ok? Allora, che la gara abbia inizio e poi durante l'esibizione ovviamente farò qualche domanda ai giurati.